Eccoci, ciao a tutti, benvenuti a questa puntata infrasettimanale di Diamo i numeri per il Como. Facciamo un mix oggi tra l'ultima gara del Como a Ferrara e il Road to Como Cosenza, una gara fondamentale se non vitale per i ragazzi di Mister Longo. Luca, però analizziamo un secondo il pareggio di sabato a Ferrara. Tu eri che eri presente al Mazza, alla fine puoi dire che è stato un pareggio giusto? Ma pareggio giusto, credo di sì, alla fine. Como ha avuto però delle ottime occasioni nella seconda parte del secondo tempo, e quel solito rammarico che c'è, no? È una partita che si poteva pure vincere. È un punto anche buono sulla carta, il problema è che hanno vinto le altre, quindi è un Dopo punto non ci bellissimo. arriviamo sull'analisi dei punti del Como perché abbiamo delle statistiche anche importanti da farvi vedere oggi. Diciamo però che dopo quei primi 20 minuti abbastanza disastrosi, anche alle spalle la partita all'arrembaggio, forse il risultato, la vittoria del Como ci sarebbe stata alla grande. Penso a quelle due occasionissime, quella di Dariva, clamorosamente sbagliata, e quella di Mancuso dove l'attaccante l'ha un po' troppo spizzicata. Sì, assolutamente. Io avevo paura di un 3-0 e dopo i primi 10 minuti ho detto, vabbè, qua ormai è finita. Invece, come sono potuto riprendersi bene, ha capito dove intervenire e è riuscito anche a tamponare bene la spalla. E due sorprese in formazione, una era quasi scontata, l'esordio di Canestrelli, e l'altra invece dell'eterno bomber Gabrielloni che non tradisce veramente mai. Partiamo da Canestrelli, come hai visto la sua gara al netto di quel clamoroso infortunio? E al netto però non si può non considerarlo perché insomma ha provocato l'azione che ha regalato il vantaggio alla Spal. Non mi è sembrato molto sicuro anche prima del gol, una piccola incertezza, anche dopo insomma non benissimo, probabilmente l'errore lì l'ha un po' condizionato. Condizionato. Mi aspettavo un po' meglio sinceramente perché comunque del Pisa qualche partita l'ha fatta, quindi. Diciamo che si è salvato grazie comunque all'ottima prestazione magari di Binks, direi Sì, anche Scaglia bene. assolutamente. Nelle tue pagelle che ho Sì. Beh, intravisto, chi hai premiato? sicuramente Binks, come dicevi tu, sicuramente Gomis per due parate molto molto importanti. Vabbè, e ovviamente Gabrielloni per il gol, un 7 di incoraggiamento perché un bel gol, ma anche altro c'è stato nella sua partita a Ferrara. Io vedo due spunti, infatti. Su Gomis si sono ricreduti tutti che la scelta probabilmente di sostituire Ghidotti è stata corretta, nel senso che in questo momento serve anche un portiere di esperienza e sta facendo ampiamente il suo. Binks lo vedo in una crescita enorme perché potenzialmente è veramente il difensore moderno del futuro. È alto, di testa sono tutte sue, sa impostare molto bene, è mancino, che è una caratteristica fondamentale in una squadra avere anche un difensore mancino. Direi che l'inglese sta veramente rispondendo alla grande da un po' di tempo, no? Sì, devo dire molto bene, anche in fase di impostazione mi è piaciuto, questo lancio lungo veramente interessante. E poi bomber Gabrielloni veramente sta diventando decisivo in queste ultime giornate. Ricordiamo il bel lancio a Brescia per Cutrone, il rigore procurato al 90° a Bolzano e quella zampata sabato che ci ha tolto un attimino dai guai. Il bomber alla fine veramente i suoi numeri iniziano a parlare chiaro. Intanto una statistica curiosa è un gol dai 50 in campionato con la maglia Como, che non è Sì, anche veramente male. se li ha già passati, no? Perché considerando Considerando anche le coppe, coppe. i playoff di D, eccetera, li ha già passati. In campionato è a 49. È il sesto anno consecutivo che segna con la maglia del Como, insomma, è anche un giocatore importante. Bene, bene, infatti è anche stato celebrato anche da diversi magazine online. Uno spunto, una riflessione su questo pareggio di Ferrara. Ecco, un difetto del Como però è non vincere mai le gare sporche, le gare che si possono vincere con le squadre. Diciamo che anche l'ultima in classifica, bene o male, in una stagione qualche colpetto te lo fa. Alla fine noi di colpi cosa abbiamo fatto? Mi viene in mente Terni e basta, Terni, basta, giusto? sì, Terni, magari qualcuno può considerare Brescia, però Brescia in quel momento non è un colpo No, che poi dopo clamoroso, essersi trovati in superiorità numerica a fine primo tempo era no? No, obbligatoria la certo. vittoria. L'altro lato è che comunque la squadra di Longo è molto solida perché
anche le sconfitte sono state pochissime, quelle non proventivate, se non nessuna, no? Sì. Io ricordo Modena, no? Ma in quel momento il Como poteva perdere a Modena, no? Era appena arrivato, anche Cosenza stessa, mandata la prima di Longo. Però anche lì c'era sempre quel problema dei calci da fermo, dei calci d'angoli. Senti, vediamo un secondo il Como di Longo, perché poi è giusto analizzare il Como di questo allenatore che è subentrato alla settima giornata, e secondo noi facciamo vedere la classifica appunto dell'era Longo, e si può dire che il Como in questo momento il suo lo sta facendo e l'ha fatto, no? La classifica parla chiaro. Sì, ormai è un girone, no? Sabato Longo festeggia, tra virgolette, un girone l'allenatore del Como. Como con lui sarebbe a metà classifica. Purtroppo è un discorso che regge, no? Però fino a un certo punto, perché... Io però ho trovato una cosa, ho trovato un dato clamoroso. Nessuno si ricorda che alla settima giornata comunque il Como era ultimo con Perugia, Pisa, Modena e Palermo, delle squadre che poi hanno iniziato a volare, ok? O comunque a fare tanti punti. Mentre il Como ha recuperato tantissimi punti e tante posizioni su squadre che in quel momento erano molto avanti. Perché se noi pensiamo che il Como ha rubato 15 punti al Brescia, e sono veramente tanti, perché il Brescia la settima giornata era 12 punti su più del Como. Il Cosenza era 8 punti più su del Como quando è arrivato Longo. Cioè, quindi anche al Cosenza abbiamo preso 13 punti. Ne abbiamo presi 9 alla SPAL, ne abbiamo presi 7 al Benevento, 5 al Venezia. Quindi i dati ci dicono che comunque il Como ha potuto fare una rimontona su tutte le avversarie dirette in questo momento in classifica. E questo è un dato comunque molto interessante. Su quanto la squadra di Longo sul Como comunque... di punti ne ha fatti, poteva farne di più, ma non ha mai sbragato, ecco. No, questo no. La solidità Como l'ha acquisita nel tempo con Longo, questo, su questo non ci sono molti dubbi, che manca forse appunto il guizzo, la roba in più che ti permette di fare una scalata vera in classifica. No, perché ad esempio io adesso, avversario di domenica, analizziamo l'avversario di domenica, e ho visto che il Cosenza ne ha vinte una nelle ultime 12, quindi un dato abbastanza allarmante. Però ha fatto anche gli stessi punti del Como al ritorno, ok? Ma una su 12, ho detto, come facciamo a essere ancora così vicini al Cosenza? Perché il Cosenza era 8 punti più avanti a noi alla settima giornata, gli abbiamo preso 13 punti. Adesso però la gara di domenica diventa vitale, la di sabato diventa vitale, non bisogna sbagliare. Molto importante, importantissima, e ne parlavamo, no, in questi giorni, il Como, queste partite qua, non sempre, quasi mai le sbaglia, no? Finora non le ha mai sbagliate. Quello in casa, penso a Benevento, penso a Como Benevento, Perugia, Como Venezia, Como Perugia, Cittadella. Como Elite. Erano partite un po' da, no, dentro fuori, insomma, da vincere per forza, e Como le ha sempre vinte. Ecco, speriamo veramente che anche sabato questo trend continui. Rientrano tutti, ed è una notiziona questa, perché dopo aver fatto fino a dicembre con una rosa veramente ridotta all'osso, però ci sono tanti diffidati, quindi nelle prossime partite rischiamo veramente sei diffidati, gli ultimi due sono Binks e Parigini. Sì, a proposito di assenze, l'unico che potrebbe non esserci è Cagnano, che ha saltato Ferrara, però ci sono tutti, ecco. Sì, c'è anche Chaya, ricordiamolo, da una partita in panchina, anche se so che non è ancora al meglio e difficilmente lo vedremo in campo. Il Cosenza alla fine invece ha perso in settimana Mauro Zarate per la rottura del crociato. Sì, è appena arrivato dal mercato di invernale, si è subito rotto. Bene, dai, incrociamo le dita. Riprendo una frase di oggi, sulla provincia di oggi, di Bellemo, che dice: servirà tanta concentrazione e poco timore, poca paura, cioè non bisogna farsi prendere anche dal nervosismo in queste partite, perché vediamo anche il calendario dice che adesso il Como giocherà 3 partite in una settimana, no? Sì. Quindi in casa col Cosenza, poi andremo a Perugia mercoledì 1 marzo e poi avremo in casa il Modena. Com'è questo calendario finale, questo sprint finale, Luca? Sono sconti diretti, Cosenza, Perugia,
perché Modena ormai è andato, poi c'è il Benevento, quindi se non è questa la il momento in cui il Como deve provare a, tra virgolette, a salvarsi o comunque a portarsi a distanza di sicurezza, non ne vedo altri. Perugia è una trasferta forse più temibile di una, no, di una squadra ai vertici in questo momento, di una regina per esempio, perché Perugia sta veramente andando forte. Ho visto un'ancora di salvataggio dal calendario, dimmi se sbaglio, nelle ultime comunque 5 giornate giocheremo 3 gare in casa con Ascoli, Palermo e Ternana. Potrebbe essere quello proprio il salvagente da tenere nel cassetto. E poi a Cittadella l'ultima, dove si spera di non arrivare all'ultima in queste condizioni. Meglio andare a Cittadella magari che con una squadra che si sta giocando la Serie A, ecco. No, certo. È un fine febbraio, un marzo veramente importante questo. Banalmente potrebbero anche bastare al Como dei pareggi in trasferta, perché comunque col Benevento il Como ha vinto in casa, poi ci sarà il Venezia con cui il Como ha vinto, col Perugia il Como ha vinto in casa. Se guardiamo poi in ottica futura, in caso di arrivi probabilissimi, vista la classifica a pari punti, gli scontri diretti sono importanti. Ecco, hai detto, poi chiudiamo, l'ultima cosa, hai detto potrebbero bastare anche dei pareggi. In questo momento abbiamo capito che la gara della svolta non arriverà mai. Esatto, è l'equilibrio. Il nostro amico Augusto Santini settimana ha fatto un meme con un teschio che dice il Como aspettava la gara della svolta. Ecco, qui non si tratta più di fare svolte, ma perlomeno di mantenere la media lungo, che potrebbe essere quella che in questo momento ci darà l'ancora salvezza. Sì, perché è vero, l'equilibrio veramente come non mai, no? Sta caratterizzando questo campionato, e quindi nessuno le sta facendo queste svolte. Sì, qualcuno ha recuperato qualcosa, però magari adesso vabbè, si può fermare. Svolta vedo, no? Vedo il Perugia certo. Cittadella ha fatto una buona svolta, sì, in questo momento. Sì. Dai, tocca a noi ragazzi. Forza Como e alla prossima. Ciao.